Eccoci di nuovo insieme, cari amici, 292esima puntata delle gocce di luce metafonica. In questo video ho pensato di sospendere per una volta la nostra conoscenza degli scritti interessantissimi del dottor Pitstick per dare spazio a una testimonianza. Questo perché qualche giorno fa ho rimesso in evidenza un video che avevo fatto qualche tempo fa circa episodi, diciamo, di visione in punto di morte, no? Quello che accade ai morenti e che spesso viene riportato dai testimoni che sono presenti al trapasso. Questo ha stimolato in due mie lettrici il desiderio di raccontarmi delle esperienze vissute da loro in prima persona, non direttamente correlate alle visioni in punto di morte, ma sono comunque due testimonianze interessanti che sono proprio di vita vissuta, e io amo raccontare le storie di vita vissuta che i miei lettori, coloro che guardano i miei video, vogliono raccontarmi. Io assicuro a queste persone il completo anonimato, infatti qui cambierò i nomi reali delle due persone, e mi piace farlo perché evidentemente le storie che vengono vissute in prima persona e sono testimoniate hanno una forza, un'energia e un valore che racconti letti soltanto oppure seguiti in un video non possono avere. Quindi è molto importante dare voce a queste persone che desiderano condividere le loro esperienze. Allora, in questo episodio voglio riportarvi proprio questi racconti. I primi due racconti sono queste due lettrici, vi dico subito, sono mamma e figlia, e che chiamerò Stella e Deva. Questi racconti mi sono stati fatti da loro, sono stati scritti, diciamo, questi racconti. E io, così come mi sono stati scritti, desidero condividerli con voi, con ovviamente l'autorizzazione e il beneplacito di queste due gentilissime lettrici. Mi scrive allora Stella, la mamma. Lavoravo in una casa di riposo, in un reparto tra i più problematici. Quella sera ero di turno la notte. Al cambio turno delle 22, una collega mi dice che una paziente, che chiameremo Margherita, era molto agitata e la terapia che di solito le somministravano non aveva fatto effetto, la terapia che le davano prima di coricarla. La patologia di Margherita l'aveva portata in quel posto, malgrado ella fosse ancora una donna giovane, e si capiva che nella sua vita fosse stata molto buona, perché si atteggiava sempre in modo molto sorridente con tutti. La collega poi se ne andò, non prima di dirmi che nel caso in cui Margherita non si fosse addormentata, avrei dovuto chiamarla per poterle somministrare il farmaco per aiutarla a dormire. Subito dopo inizio il giro di controllo in tutte le stanze e come prima cosa mi reco nella stanza di Margherita e lì la trovo molto agitata, si agitava girando le gambe a destra e a sinistra e anche le braccia, non aveva pace, si alzava col busto e poi si ributtava giù, bofonchiava parole incomprensibili e aveva lo sguardo fisso davanti a sé, bofonchiando parole incomprensibili. Grondava sudore in tutto il corpo e io non l'avevo mai vista così. Ero preoccupata, per cui le tolsi tutta la biancheria bagnata, cambiandola, mettendole quella pulita, con la speranza che in quel modo lei potesse trarne beneficio e addormentarsi. Ma non ci fu nulla da fare. Lei era in un continuo stato di agitazione, un'agitazione inconsulta. Provo a chiamare l'infermiera, ma lei mi avverte che non può passare subito perché è impegnata con un'altra paziente che ha bisogno della sua opera. La mia preoccupazione cresceva.
In cuor mio sentivo che Margherita stava soffrendo in quello stato di malessere così strano che ai miei occhi ricordavano le scene di un film andato in onda negli anni Ottanta, quello con protagonista la bimba posseduta. Margherita era una brava persona e mi era chiaro che non fosse lei a muovere in quel modo il suo corpo. Come un flash, in un attimo, mi viene in mente che nella cucina c'erano delle corone in un cassetto, delle corone benedette che venivano da Medjugorje e che qualcuno aveva messo lì giorni prima. Vado lì, ne prendo una, mi avvicino poi al letto di Margherita e, presa dallo scoramento, tenendo stretta la corona, prego. E penso, Madonna cara, non so più cosa fare per Margherita, non posso pensare che rimanga così ancora a lungo, prima dell'arrivo dell'infermiera. L'affido a te, pensa tu a lei, te la lascio, stalle vicino. Metto la corona appesa vicino al suo letto, mi avvio verso la porta e ancora non avevo fatto nemmeno 5 passi. Mi giro per guardarla ancora un momento. E lei, con mio immenso stupore, è lì, rilassata, distesa supina. Torno indietro, mi avvicino per guardarla meglio. Il respiro adesso era calmo, il suo viso era sereno, gli occhi aperti fissavano un punto. Un'oltre, al di sopra del soffitto della stanza, qualcosa che io non potevo vedere. La mia preghiera era arrivata e pensai grazie, Madonnina cara. Mi sono anche scusata con lei per non averla pregata abbastanza in vita mia. Margherita quella notte rimase nella stessa posizione, con gli occhi aperti e lo sguardo sereno, con un accenno di sorriso fino al termine del mio servizio. Quando arrivò l'infermiera, un'ora dopo che l'avevo chiamata, le dissi solo che si era addormentata. E sempre Stella mi scrive ancora un'altra esperienza vissuta da lei, che leggo. Mia mamma è mancata poco fa, durante questo buio periodo Covid. In un anno si ammalò e morì. In quest'anno esatto, tutte le notti, una civetta, che per chi ci crede non è solamente un'annunciatrice di sventure, ma anche di unione con il divino, veniva a fare il suo verso sopra il tetto di casa, impedendomi un sonno tranquillo per tutto il periodo di malattia di mia mamma. Poi arrivò l'ultima settimana delle sue sofferenze, quelle che l'avevano vista andare a casa solo per 15 giorni, per poi aggravarsi di nuovo e rientrare lì dove ormai l'attendevano, conoscendo ormai tutto di lei. Ci fu concesso di starle più vicino, ci permisero di farle assistenza diurna e notturna, ma lei non riusciva a dormire a causa delle forti sofferenze che la tormentavano. Ero lì con lei e pregai che potesse dormire un po', che se c'era un purgatorio lei ormai l'aveva già scontato qui in terra. Pensavo questo nel mentre la vidi addormentarsi e allora pensai al suo papà, che morì quando lei aveva appena 12 anni. E mi figurai che lui potesse venire a prendere la sua bambina e l'accompagnasse nel posto più bello che c'era, rassicurandola. Mia madre riuscì a dormire un paio d'ore e al suo risveglio era raggiante, serena, felice e mi disse: «Lo sai, ho dormito così bene, era tanto che non dormivo così, sono stata proprio bene, ho fatto un bel sonno». Quelle parole per me hanno rappresentato di più che semplicemente il suo dormire bene. Arrivarono gli ultimi 2 giorni per mia mamma e un pomeriggio ero a casa e un pettirosso cominciò a sbattere contro il vetro della finestra per ore e ore, fino a sera, per poi riprendere con gli stessi colpi alla finestra il giorno successivo, per ore e ore. Non sopportavo vedere un uccellino così delicato agire con tale violenza contro se stesso. Mi vennero in mente le parole di mia mamma a cui capitava la stessa cosa e questo fatto lei lo attribuiva ad un annuncio che qualcuno vicino a noi sarebbe morto. Infatti fu così. Mia mamma morì e l'uccellino e la civetta non tornarono più.
In effetti, carissimi ascoltatori, questi due semplici racconti di Stella ci fanno comprendere come in realtà il mondo spirituale abbia molti modi di comunicare con noi, attraverso anche questi segni, questi simboli, queste azioni che noi possiamo mettere in pratica, come la semplice preghiera che possiamo innalzare, il fatto di attribuire a un oggetto come a una corona benedetta un potere taumaturgico. E nel momento in cui ci crediamo, in effetti noi possiamo ottenere il risultato sperato, quando siamo consapevoli che la nostra preghiera è stata già accolta ancor prima di averla formulata, il mondo spirituale viene ed esaudisce. Il mondo spirituale, il campo quantico, insomma chiamatelo come volete, è qualcosa che sta al di sopra del nostro mondo fisico, del mondo della terza dimensione, che comunica con noi in tanti modi, in tante maniere, e anche in tanti modi e maniere ci realizza quello che noi chiediamo, viene a materializzare la nostra richiesta. Queste cose, vedete, queste piccole situazioni servono a lasciare alle persone che restano la certezza che comunque qualcosa è accaduto, che comunque quella persona che se n'è andata ha lasciato qualcosa e qualcosa le è accaduto di bello, per cui il dolore, grazie proprio a queste piccole cose, a questi piccoli segnali, diventa molto, ma molto più sopportabile. Adesso voglio leggervi invece la brevissima, diciamo l'emozione provata da Deva, la figlia di Stella, proprio nel momento in cui la nonna stava lasciando la figlia e la nipote. Leggo. Dopo l'intervento della nonna, faticando lei a riprendersi, io cercavo di sostenerla energeticamente da casa. E una notte ho sognato che dal suo corpo, proprio dove era stata operata, entrava tantissima energia e ogni emanazione di questa energia aveva un colore diverso. Poco dopo il suo trapasso ho sognato che lei è tornata da me e mi ha restituito quell'energia, un'energia di colore verde, proprio lì dove io l'avevo donata a lei, nello stesso punto. Nel sonno piangevo perché non volevo che lei andasse via, ma lei mi disse che doveva andare e che era passata solo per restituirmi l'energia che le avevo dato. È stato un sogno bellissimo quello di Deva, non credete? Questo scambio energetico, questo simbolismo, è un simbolismo forte perché quell'energia che lei ha dato alla nonna e che la nonna ha restituito poi a lei non è altro che l'amore che queste due persone si sono scambiate in vita e anche dopo la morte, perché la morte non può interrompere il flusso d'amore che noi abbiamo avuto e abbiamo e continueremo ad avere per i nostri cari. È un sogno particolarmente significativo proprio perché ci fa comprendere anche la reciprocità di questo sentimento, ovvero l'amore è tale ed è completo quando è reciproco. Certo, questo non è una condizio sine qua non. Noi dobbiamo comunque amare, anche se non siamo ricambiati. E qui per amore io non intendo mai l'amore sentimentale, no? Quello che lega, diciamo, romanticamente due persone. No, io qui sto parlando dell'amore incondizionato. Quindi anche quando ci sembra che questo amore che noi diamo senza condizione agli altri non ci venga restituito, questo non ci deve fermare, perché come vedete quello scambio avviene lo stesso, anche se è a senso unico, come può sembrare a noi. In realtà non è così, perché comunque l'amore dato torna sempre indietro, in una forma o nell'altra, in un modo o nell'altro viene sempre ad arricchire le nostre vite e anche, diciamo, a dare un senso diverso a tutti i nostri, le nostre azioni. Ma soprattutto, vedete, l'azione di dare amore, l'azione di manifestarci come amore è quanto di più bello e più profondo possiamo fare per la nostra anima, per la nostra anima che in questo modo sperimenta l'amore e in questo modo può evolvere e può veramente donare agli altri, ma soprattutto a noi stessi, la realizzazione del sé,
che è la cosa più importante, è quello per cui siamo venuti qui su questa terra a sperimentare la vita nella terza dimensione. Quindi anche in episodi semplici come questi c'è comunque il marchio e l'impronta di Dio che vuole parlare con noi, che ci manda segnali, che ci invita a riflettere sul significato delle cose e quindi a darci noi delle risposte. Questi due racconti sono stati sollecitati dal fatto che avevo rimesso in evidenza questo vecchio video che avevo fatto qualche tempo fa e che riguardava i racconti di alcune persone che avevano assistito alla morte dei loro cari e che avevano assistito proprio all'incontro di questi morenti con qualcuno che dall'altra parte era venuto a prenderli per rendere il loro trapasso più sereno possibile. E quindi se avete anche voi delle storie simili da raccontare, io mi rendo sempre disponibile a condividerli e a farli conoscere anche ad altri, perché è bello scambiarci queste esperienze, porta speranza, porta fiducia, porta ricchezza anche a chi li ascolta. Ma adesso, carissimi amici, è il momento di passare ai nostri meravigliosi, ironici, straordinari, consolanti messaggi metafonici, e vedrete come in questa mandata veramente i nostri fratelli celesti esprimano anche tutta la loro fantastica ironia, perché anche in momenti come questi il loro sense of humor veramente ci aiuta e ci sostiene. Intanto vi faccio ascoltare subito, senza perdere tempo, il primo messaggio che così ci dice: te da macchina strada c'è sta? Te da macchina strada c'è sta? Cosa significa questo messaggio che ci viene dato con un simbolo? Il simbolo di una macchina, di un'automobile che ci viene dato. Che cos'è quest'automobile? Quest'automobile sono i messaggi che loro ci danno. Questi messaggi rappresentano il mezzo per eccellenza col quale noi possiamo percorrere la strada che ci è stata aperta, la strada che collega i due mondi, per così dire. Chi mi segue ormai capisce molto bene il senso di quello che sto dicendo. Ed è la strada che ci è stata spianata, grazie anche a questi messaggi metafonici, per poter comprendere la nostra meta finale e anche la nostra origine. Contemporaneamente capire da dove veniamo e dove andiamo. Ci è stata data la risposta anche tramite questi straordinari messaggi che da tanti anni io condivido con voi e da tanti anni tanti di voi ascoltano e seguono. Quindi potete ben comprendere che ci è stato donato questo mezzo, quest'auto, diciamo così, per poter percorrere molto più agevolmente la strada della ricerca che ognuno di noi compie, la ricerca della verità, la ricerca delle risposte ultime, no? Sulla nostra esistenza. Ed è un messaggio quindi molto significativo. Voi sapete molto bene che i nostri fratelli utilizzano spessissimo simboli e metafore per potersi esprimere in una maniera più profonda, in modo che il messaggio arrivi più direttamente al nostro inconscio e lì vada a stabilirsi per poterci aiutare a comprendere, a schiarire, diciamo, la nostra visione su questo mondo. E non solo su questo mondo, oserei dire, ma anche proprio su noi stessi, sulle nostre scelte di vita, sul nostro modo di intendere la nostra esistenza in relazione con gli altri, in relazione con tutti gli eventi che accadono a livello individuale e collettivo durante la nostra vita terrena. Ecco quindi questa macchina, questa auto di lusso che ci viene donata dal cielo. Ed è un messaggio, come tutti quelli che ci portano i nostri fratelli, che assume mille significati. Poi io ve ne posso indicare uno, ma certamente voi sarete molto più bravi di me a trovare altri significati, altre sfumature, perché vedete, questi messaggi si prestano a questo lavoro intellettuale, oserei dire, ovvero ci stimolano a riflettere e a pensare per cercare di trovare più sensi e più significati possibili a quello che ci viene
tramandato proprio con lo stesso messaggio. Non hanno mai, quasi mai, un significato soltanto. Analizzandoli non solo con la mente ma anche col cuore, si scoprono anche altre sfumature, altri significati. Quindi fatelo anche voi questo esercizio, è veramente una palestra per la nostra anima. Adesso il secondo messaggio ve lo presento dicendovi che ovviamente, come tanti di noi, e tante volte ho già fatto, faccio e farò, chiedo sempre quando e come finirà questo momento così delicato, no? Dell'umanità, questo momento in cui l'umanità è sotto attacco di questi pupazzi dei poteri oscuri, di cui tante volte io nei miei video vi ho già parlato, quindi inutile che rifaccio adesso tutta la storia. E questa umanità, questa povera umanità, da 2 anni a questa parte viene continuamente bersagliata con l'arma della paura, con l'arma del terrore proprio, vero e proprio, la paura della morte, la paura della malattia, la paura della scarsità dei beni alimentari, dell'acqua e poi del clima e poi adesso, lo vedete anche voi, la paura per questa guerra che tanti annunciano sarà la guerra finale dell'umanità. Questi fratelli ci hanno detto molte volte che questa non sarà la fine dell'umanità, che non sarà permesso nessuna escalation in senso nucleare. Poi dopo vi farò sentire un messaggio ironico in tal senso. Per cui questa umanità che è sotto attacco, ovviamente, e chi noi che ci troviamo da questa parte della barricata, chiediamo quando, come, quando finirà, perché Dio, perché il Signore non mette fine a tutto questo. È umano, è una richiesta umana, anche se ovviamente sappiamo bene che tutto questo dipende da noi, dipende dalle nostre scelte, dai nostri comportamenti e dal nostro modo anche energeticamente di gestire questa situazione. E allora questa domanda che tanti di noi rivolgono sempre continuamente al cielo, loro mi rispondono così: vuoi che finisce, re, ma è duro? Cioè, questa è una domanda rivolta a tutti noi che appunto chiediamo un intervento continuo da parte del cielo in queste faccende umane. E allora questa voce, questo fratello chiaramente ci risponde, dice: ma voi volete che questa storia la venga a finire il re? Ma guarda che è duro, cioè è duro, diciamo è dura l'azione del dover mettere fine da un punto di vista del cielo, diciamo così, a queste vicende umane, perché vedete, qualora il cielo davvero intervenisse in uno schiocco di dita, ponesse fine a tutto il male sulla terra, ovviamente questo avrebbe delle implicazioni sulle tante anime che invece sono in cammino anche per conoscere questo tipo di esperienza, che devono passare da questo tipo di esperienza. Noi ovviamente consideriamo tutte le vicende da un punto di vista basso, da un punto di vista umano, mentre invece il cielo le considera dal punto di vista dell'anima che ha bisogno di qualunque esperienza per evolvere, per crescere. Noi non possiamo sapere che se tutte le anime coinvolte, per esempio in questa guerra e non solo, ma in tutto quello che è accaduto in questi 2 anni, se tutte queste anime abbiano avuto bisogno di questa esperienza per poter evolvere. Noi ci dimentichiamo che l'esperienza terrena è un'esperienza temporanea, mentre quello che acquisisce l'anima quassù, quaggiù, diciamo, scusate, sulla terra, è qualcosa di eterno, è qualcosa che va proiettata nella esperienza eterna che fa l'anima nel suo cammino di evoluzione. Quindi da questo punto di vista ovviamente è duro, perché si toglie, diciamo, la possibilità a queste anime di trarre un insegnamento molto importante, un insegnamento che probabilmente è fondamentale per tutte le parti in gioco che sono coinvolte.
Io voglio ripetere, anche se ne ho già parlato in altri video nel passato, un esempio che faceva Padre Pio, no? E questo ci aiuta a capire molte cose. Noi giudichiamo sempre tutto quello che accade sulla Terra secondo, diciamo, il nostro limitato punto di vista. E allora lui faceva un esempio, diceva: la vita, sai com'è? Allora immagina di essere accanto a tua mamma che sta ricamando, tu sei un bambino piccolo e sei seduto su uno sgabellino, per cui tu vedi il ricamo che sta facendo tua mamma dal basso, lo vedi dal rovescio, e a un certo punto ti rivolgi a tua mamma e dici: mamma, ma che stai facendo? Quanto è brutto questo ricamo, pieno di nodi, di fili, di un disegno intricato che non si capisce. E allora la mamma abbassa il ricamo per mostrarlo dal lato dritto al bambino e mostra quindi questo ricamo in tutta la sua magnificenza, in tutta l'armonia dei suoi colori e del suo disegno. Ecco, così è un po' il nostro punto di vista. Noi siamo il bambino seduto sullo sgabello basso, per cui tante volte giudichiamo, ma non capiamo che, per esempio, come ci hanno detto in questo messaggio, l'intervento del cielo diretto potrebbe essere duro, potrebbe essere qualcosa che alla fine potrebbe anche rivelarsi controproducente per tutti, no? E allora, quando noi avremo tutte le chiavi, tutti i punti di vista, tutta la realtà e la conoscenza, potremo anche comprendere il senso profondo di un messaggio come questo che ci è stato dato e che adesso possiamo considerare anche da questo nuovo punto di vista, cercando di vedere il ricamo dalla parte dritta. Però adesso, in questo messaggio che vi faccio ascoltare, comprenderete come alla fine di tutto, quando è stato tutto messo diciamo nel libro della vita, quando tutto è stato considerato, è sempre il cielo che vince, è sempre Dio che raggiunge i suoi obiettivi più, diciamo, più veri, più profondi. Perché adesso in questo messaggio ci dicono così: coi raggi in qua voce, qui comando vince. Allora, queste voci metafoniche ci arrivano coi raggi di energia che loro utilizzano per incidere e cambiare le tracce che io registro, e questo è chiaro, l'ho spiegato molteplici volte, ma ci dicono qualcosa di importante, che alla fine il comando celeste vince e non c'è altra scelta, non può perdere, non esiste, non è considerata la sconfitta. Alla fine, quando tutto sarà considerato, quando a bocce ferme, come si suol dire, ci renderemo conto che è stato bene così, che l'umanità magari è cresciuta un altro po' in consapevolezza attraverso queste prove, che ha compreso tante cose, che si è risvegliata un po' di più, che magari ha messo, diciamo, sul piatto della bilancia anche la sua parte spirituale, che fino ad oggi, fino a poco tempo fa, era completamente ignorata. Quanto è stato materialista il nostro mondo, no? Fino a 2-3 anni fa, quanto eravamo presi soltanto dai bisogni materiali. Parlo in generale, chiaramente, non mi riferisco mai a casi particolari. Questa è una palestra, è una lezione, e quindi noi siamo qui per sperimentare anche questo tipo di, diciamo, di fatti, di vicende, perché in questo modo l'anima acquisisce conoscenza, acquisisce, diciamo, sperimenta questo tipo di emozioni, attraverso questa sperimentazione evolve. E allora questo serve per capire, però alla fine quello che conta è che il comando vince e che il progetto viene raggiunto, e che ovviamente non è possibile altra soluzione che la vittoria di questo comando celeste. Quindi, sempre tenendo presente questo obiettivo, noi dobbiamo vivere, passare attraverso questa esperienza. Nel messaggio che vi faccio ascoltare adesso sperimenterete quindi, come vi avevo preannunciato, la grande ironia di questi nostri fratelli, il loro senso of humor, che veramente è qualcosa di straordinario. Alla mia reiterata domanda che ho fatto tantissime volte: se veramente ci sarà l'esplosione di una bomba nucleare, perché noi lo sappiamo, ci hanno già risposto, però sapete com'è?
Noi siamo veramente umani da questo punto di vista, abbiamo bisogno sempre di rassicurazioni, che ci vengano un po' ripetute le cose, perché a volte facciamo fatica a credere alle notizie perché le riteniamo troppo belle per essere vero, no? È un po' vero questo. E allora, ascoltiamo la loro risposta, che veramente mi ha strappato una risata. E mozzarella vi si sgancia, mollì da cava giù. Credetemi, io ci ho riso per 10 minuti a questo messaggio, a questa battuta. Quindi alla domanda se sganceranno la bomba atomica, loro mi rispondono sì sì, vi sganceranno una bella mozzarella. E adesso da qui va giù questa notizia. Quindi cosa devono dirci di più? Ci hanno rassicurati moltissime volte, ci hanno detto seriamente o scherzosamente che non saranno permesse le bombe atomiche, non sarà permessa la fine di questo mondo. Noi stiamo assistendo a una grande pagliacciata, al di là che questa pagliacciata, per carità, purtroppo fa dei morti veri, però io parlo proprio a livello di gestione politica, di comunicazione da parte, diciamo, delle istituzioni, di come ce l'hanno raccontata questa guerra e di come continuano a raccontarcela. È qualcosa che in realtà è stata utilizzata per mostrare i muscoli, per così dire, per cercare di impaurire un paese che è inattaccabile, che nessuno mai è riuscito a conquistare. E purtroppo la storia, come vedete, non ha insegnato niente a nessuno. Comunque a noi deve interessare il fatto che veniamo rassicurati con questa frase così ironica del fatto che alla fine ci sganceranno mozzarelle, altro che bombe atomiche, no? È una battuta ironica per poterci mettere tranquilli. Purtroppo bomba atomica o non bomba atomica, i morti ci sono lo stesso e questo fa male al cuore, ci sono da entrambe le parti e questa è realtà, questa è verità, non sono diciamo morti cinematografici, no? Però purtroppo la guerra è questa, la guerra è così e noi speriamo veramente che nel mondo nuovo non ci sarà più nemmeno il ricordo della guerra, noi non sapremo più nemmeno che cos'è una guerra. Dobbiamo solo pregare e aspettare che questo cambiamento frequenziale, anche all'interno delle singole coscienze di noi umani, possa avvenire finalmente, traghettandoci verso una nuova concezione dei rapporti umani, dei rapporti fra nazioni, fra stati, fra le collettività umane. Comunque questo messaggio, così ironico, così divertente, ci mette un pochino tranquilli, no? E questa meravigliosa notizia, questa certezza, viene rafforzata dal messaggio che adesso vi faccio ascoltare. E cieli, Dio li dico, ha visto. Come dire, tenete presente che sulla terra Dio in questo momento è molto più presente di sempre, è presente in una maniera più concreta, più fattiva, ma soprattutto più attiva, ed è presente con le sue truppe, diciamo così, con le sue schiere, per dire ancora meglio, con le sue schiere celesti. E tutta questa presenza nei nostri cieli, che ormai può essere vista da chiunque, basta guardare in internet, ci sono veramente tantissimi video, anch'io ne ho pubblicati tanti nel mio canale, per cui non possiamo più negare questa realtà, questa verità. Questa presenza è attiva soprattutto nelle faccende umane, per cui non crediate che siano qui per assistere a una tragedia immane, a un olocausto nucleare. Sono qui perché evidentemente, in maniera che per noi è veramente inconcepibile, stanno agendo, agiscono nelle coscienze, agiscono nelle menti, agiscono negli eventi che vengono messi in campo dagli umani, per evitare proprio che l'umanità corra incontro alla sua autodistruzione, è evidente.
E queste notizie così rassicuranti per noi sono come un dolce, sono un miele, sono dolcezza pura che viene a rassicurare, a consolare le nostre anime, le nostre paure più profonde. E allora in questo messaggio che adesso vi faccio ascoltare ci viene chiesto proprio espressamente, dice: allora, ti abbiamo detto tutte ste cose, ti stiamo dicendo tutte ste cose da tanto tempo, ne vuoi ancora di dolcezza? Cioè c'è già tanta dolcezza in quello che vi diciamo, in quello che vi portiamo, in quello che condividiamo, e quindi dovete imparare a goderlo, dovete imparare a trarne giovamento e gioia da questo miele che noi vi portiamo, da questa dolcezza. E allora la domanda pleonastica, inutile, superficiale, che ci fanno nel prossimo messaggio è questa: né il dolce né voi né da sì. Come dire, allora lo vuoi questo dolce che noi ne diamo tanto, hai voglia, ne diamo, sì. E quindi dice: ne vuoi ancora di questo dolce? Cos'altro dobbiamo dire? Cos'altro dobbiamo dimostrare? Vi stiamo portando questi messaggi consolatori, consolanti, vi stiamo rassicurando su certi aspetti importanti di queste vicende che stanno accadendo intorno a voi. Vi abbiamo messo in guardia quando era il momento contro quei liquidi di fogna che hanno distribuito a piene mani, e quindi forse qualcuno si è salvato grazie a questo. E quindi, come dire, ma cosa vi dobbiamo portare, cosa dobbiamo fare di più? Alla fine anche l'essere umano deve fare la sua parte, alla fine anche noi dobbiamo cercare di districarci tra questo mare di bugie che ci vengono buttate addosso dai media mainstream. Dobbiamo capire che è il momento, e lo sarebbe stato già 2 anni fa, guardate, tanti si sarebbero salvati se lo avessero fatto, di spegnere la televisione, di chiudere i loro giornali, di non ascoltarli più. Vi state rendendo conto che anche riguardo alla guerra hanno raccontato un sacco di bugie, un sacco di falsità? Avevano detto che la Russia aveva perso. La Russia, ma vi rendete conto? Ma come si fa a credere una cosa del genere? La Russia ha più di 6.000 testate atomiche nel suo arsenale e la Russia perde con un cocainomane che sta lì a giocare a fare il pagliaccio. Ma cioè, anche solo la semplice logica avrebbe dovuto mettere nella testa dei teledipendenti, no? Che tutto questo era un'immensa, un'enorme bugia, ma la più grande che possa essere raccontata, così come quella che ci hanno raccontato durante la pandemia, è la stessa cosa. E allora io continuo a dirlo, poi ovviamente ognuno faccia come crede, ma se vi volete salvare, se volete diciamo allenare la vostra logica e il vostro cuore affinché vi guidi alla verità, dovete spegnere la televisione, perché quelle onde vi condizionano, vi traviano, vi trasmutano e cambiano la vostra capacità di intuirla col vostro cuore la verità. Ecco perché la dovete spegnere la televisione, perché quella non vi fa più ascoltare la voce del vostro cuore, che è quella che vi porta la verità, che vi guida nelle tempeste della vita. Con la televisione quella viene spenta completamente, perché a quel punto la mente prende il sopravvento dentro di voi e non avrete più la capacità di ascoltarlo, quel cuore che grida e urla la verità. Poi fate come volete, lasciateci anche i bambini davanti a quella televisione e ne farete degli esseri umani adulti, infelici e confusi. Non è più la televisione che abbiamo conosciuto noi quando eravamo bambini. Quella adesso è diventata un'arma nelle mani dei padroni oscuri del mondo. Quindi dovete difendervi, dovete spegnerla, fare in modo che quell'arma venga disattivata. Per fortuna lo potete fare, non siete obbligati a stare con la TV accesa 24 ore al giorno, siete voi che scegliete di farlo. Io l'ho fatta la mia battaglia contro questo mostro che è diventata la televisione, però poi ovviamente c'è il libero arbitrio, c'è chi comprende e chi non comprende.
E la droga delle brutte notizie è una delle droghe più pesanti. Quell'adrenalina che viene scatenata in voi dalla notizia brutta, terribile, violenta, è qualcosa a cui tanti non riescono più a rinunciare. E quindi, persi in questa dipendenza dalle brutte notizie, non riescono più a vedere il bello, non riescono più a vedere la bellezza della pace, della serenità, della tranquillità, non riescono più a immaginarlo. Un futuro bello. E guardate che il primo atto creativo che noi possiamo fare per crearci noi la vita che vogliamo è proprio l'immaginazione, è proprio l'immaginare. E loro, dalla televisione, questa capacità la stanno spegnendo in tutti noi, cioè in tutti quelli che ascoltano la televisione, ovviamente. Ma in questa situazione così confusa, così drammatica della storia dell'umanità, noi siamo in un momento topico, in un momento in cui tante cose si stanno trasformando, in cui tante cose stanno cadendo e stanno sbriciolandosi sotto i nostri occhi, c'è questa voce che adesso vi faccio ascoltare, che resta la pietra miliare su cui fondiamo la nostra fede, fede intesa come consapevolezza che questo avverrà realmente. Ascoltate. Rinnovola, verrò. Rinnovola, verrò. Rinnova ancora una volta l'entità suprema questa notizia, rinnova ancora questa meravigliosa notizia. Verrò, state tranquilli, verrò. Verrò, ma non vuol dire che questo si sposta in un futuro, perché già ci hanno detto che Dio è già qui e quindi non dobbiamo aspettarlo nel futuro. Però questo verrò è qualcosa che ce lo mostra in una veste diversa. Sarà il momento in cui tutte le persone diventeranno consapevoli di questa presenza. Ecco, io intendo in questo modo, no? Questa notizia, il fatto di venire, di mostrarci, di farsi vedere. Il fatto che le persone diventeranno consapevoli di questa presenza, di questa vicinanza che è già, esiste già, c'è già, c'è sempre stata, non è qualcosa che doveva accadere oggi. E adesso ascolterete un messaggio che vi porta a un'altra grande verità su cui dobbiamo riflettere. Noi tante volte ci aspettiamo la liberazione, la nostra liberazione dai nostri politici, no? Da qualcuno che è dentro le istituzioni e che dovrebbe far sì che i nostri diritti vengano rispettati, che ci vengano date le nostre libertà. E invece avete visto benissimo che negli ultimi 2 anni sono stati proprio loro a privarci di queste libertà e dei nostri diritti, e vorrebbero ancora continuare a farlo, perché è ancora in atto quel progetto diabolico dell'agenda 2030, no? Che vuole la diminuzione della popolazione mondiale e la riduzione in una specie di schiavitù controllata dei superstiti. Quindi lo capite bene che noi da questa gente non ci dobbiamo aspettare nulla se non azioni efferate, se non tanta violenza, cattiveria e bruttura, perché questi sono degli assassini, sono dei genocidi, sono dei criminali. Io ve l'ho detto tante volte, quando voi li guardate in faccia non dovete vedere persone che potrebbero darvi una mano, dovete vedere quelli che vogliono la vostra fine, e non dovete mai pensare che chi vi governa lo fa per il vostro bene, perché altrimenti siete perduti, non vi difenderete, non potrete avere speranze. E allora, invece, sentite un po', da dove arriverà la nostra liberazione? Ah, di cielo libertà verrà là. Ah, un messaggio straordinariamente bello. Bello e chiaro anche. Noi possiamo discutere per ore su un messaggio come questo, vi rendete conto, cari amici? Dal cielo noi possiamo intenderlo in 2 modi. Sia a livello spirituale, ovvero che da questo cielo, da questo mondo spirituale, dai suoi insegnamenti verrà la nostra libertà, che parte dal nostro interiore, dalla nostra consapevolezza interiore. E allora in quel modo noi diventiamo liberi dentro noi stessi, qualunque cosa accada fuori, perché siamo consapevoli di quello che siamo, perché il mondo spirituale ce lo ha mostrato, ce lo ha insegnato, ce lo ha rivelato.
Questa è la vera apocalissi, secondo me. È quella di rivelare a noi stessi chi siamo veramente, da dove veniamo, la nostra eternità, il nostro potere di essere piccoli frattali parti di Dio, parti del tutto. E fa quasi paura ammetterlo, no? Ammettere che siamo parti di Dio, che siamo scintille divine. Ma avendo pienamente questa consapevolezza ben impressa dentro di noi, noi ci liberiamo. E quindi in questo senso arriva la libertà dal cielo, ma arriva anche realmente in questa realtà, in questa dimensione, in questa terza dimensione, perché dal cielo arriva la libertà. Perché? Perché il cielo in questo modo, operando e agendo fattivamente, come vi ho detto poco fa, nelle teste, nelle menti di chi governa il mondo, di chi ha in mano il potere di poter lanciare un missile atomico, fa sì che il mondo possa essere liberato da questo grande male, e il progetto divino diventa operativo, entra nella politica, nella geopolitica di questo mondo. Quindi un messaggio come questo noi lo possiamo intendere in due modi diversi, come vi ho detto, ma comunque sempre dal cielo arriva la libertà, la liberazione che noi tanto stiamo aspettando. Alla fine la liberazione non è altro che un restituirci quello che siamo sempre stati, che siamo, e quindi la nostra divinità, e quindi tutto quello che ne scaturisce, come i diritti ad essere liberi, a vivere serenamente, a sviluppare, a inventare, a ideare, a immaginare un mondo migliore per i nostri figli, anche per le generazioni future. Quindi è un messaggio doppiamente bello, perché ci fa comprendere come le cose vadano sempre in doppia direzione, no? Che dipendano sia da ciò che noi, dal mondo che abbiamo interiormente, dentro di noi, dalla nostra anima, dalla nostra coscienza, e poi dipende anche da quello che accade intorno a noi e dal modo in cui noi ci relazioniamo con questo che accade attorno a noi. È un messaggio bellissimo, ma anche questo, quanta speranza vi porta, quanta meraviglia, quanta bellezza. Non vi aspettate la liberazione da uomini, la liberazione verrà dal cielo, verrà da questi nostri fratelli, verrà da queste entità superiori che sovrintendono tutti gli aspetti, tutta la vita di questa umanità, e tutto nel bene e nel male. E tutte queste rivelazioni, tutte queste magnifiche informazioni che il cielo ci porta e ci sta portando anche in questo video, arrivano perché esiste una legge che permette che queste informazioni ci arrivino. Esiste una legge universale che fa sì che attraverso questi messaggi, queste informazioni, noi possiamo cambiare pelle, possiamo cambiare le nostre lenti, possiamo vedere la realtà sotto un altro aspetto. E infatti ce lo vengono a dire con questo meraviglioso messaggio che vi invito ad ascoltare. Alla Giunà, perché a legge. Quindi dicono, lei laggiù ha questi messaggi, voi tutti potete ascoltare questi messaggi, perché esiste una legge che permette questo, ed è quella legge che mette in comunicazione il mondo materiale col mondo spirituale da sempre, mondo spirituale da cui noi proveniamo, che fa parte delle nostre radici e sarà la nostra meta finale, per cui è ovvio che fa parte totalmente della nostra vita. E questa legge permette quindi che in questo momento storico ci vengano donati questi messaggi in questo modo, in questa maniera, in modo che le possiate ascoltare tutti. Ed è qualcosa di veramente bello, che ci fa comprendere come in realtà tutto questo accade per volere divino, e che non è niente di diabolico, di strano, come tanti a volte hanno accusato, no? Ora hanno un po' smesso di dire certe castronerie, perché forse hanno capito che battevano un terreno sul quale non gli conveniva tanto andare. Ma tante persone, tante anime regressive hanno contestato questi messaggi dicendo che venivano dal demonio. Figuratevi un po', figuratevi dove può arrivare l'essere umano quando è involuto, quando è infarcito di dogmi stupidi, dogmi inventati dagli umani, di condizioni religiose che non hanno niente di divino. Le religioni sono state inventate dagli uomini per la loro convenienza, e come
come mezzo straordinario di controllo delle masse. Cosa c'è di più potente della religione per controllare il cervello delle persone? Pensateci un attimo. E nessuno che chiede conto di certe cose che vengono affermate. A me chiedono le prove, ma voi, ai preti che vi dicono certe cose, avete mai chiesto le prove? Dove sono le fonti che chiedete sempre? Provate a chiedergliele, vediamo un po' se ve le portano queste fonti, al di là di citare la Bibbia che comunque è stata scritta da esseri umani che dicevano di canalizzare. Allora, quando canalizzavano i profeti della Bibbia, oh sì, quella era Dio, quella era verità, libri scritti migliaia di anni fa di cui noi non sappiamo nulla, quelli sono la verità che ancora vi presentano come tale. Cercate di ragionare, cercate di pensare, cercate di riflettere su queste cose. Andate un po' oltre la cortina fumogena che vi hanno innalzato nei secoli. È ora di smetterla, è ora di cambiare. Il mondo sta per cambiare e dobbiamo liberarci soprattutto da queste zavorre. E ormai voi lo sapete che questi nostri fratelli si esprimono con un linguaggio sì aulico come quello dei nostri messaggi metafonici, ma si esprimono a volte anche con questi sentimenti molto umani come l'ironia, no? Loro amano tanto ridere, amano tanto l'ironia, amano essere felici, sorridere, hanno il senso dell'umorismo molto spiccato, ce l'hanno dimostrato moltissime volte anche in questo video con il messaggio delle mozzarella che vengono sganciate dal cielo, no? E continuano su questa falsa riga, su questo, con lo stesso ritmo, per farci comprendere che in realtà noi dobbiamo anche imparare ad essere gioiosi, anche in momenti come questi. Dobbiamo esprimerla l'emozione della gioia affinché questa si concretizzi nella nostra realtà. E dobbiamo fare delle azioni gioiose, delle cose che non solo dobbiamo avere pensieri e parole piene di gioia, ma dobbiamo anche fare delle azioni gioiose. E allora ci invitano a ridere perché loro e i nostri cari anche, che sono i nostri defunti, sono vicini a noi, sono qui per aiutarci, per sostenerci in questa prova così delicata e difficile dell'umanità. Ascoltate. Ecco, a ridere mali senti i nostri cari? E qua dovete ridere, non sentite i nostri cari che vi parlano. I nostri cari possono essere loro, i nostri fratelli celesti, ma sono anche proprio i nostri cari trapassati. Voi li sentite, li avete sentiti, vi parlano, sono vivi, sono presenti, sono qui, vi aiutano, vi sostengono, ma soprattutto vi portano l'informazione che più vi deve interessare, quella che riguarda la vostra eternità, la vostra immortalità. Loro vi mostrano la meta, loro vi mostrano il punto finale del vostro cammino, della vostra eternità. Siete scintille divine, non potete morire, la morte è solamente un passaggio, non esiste. E una volta che l'umanità prendesse veramente coscienza di questa realtà, sapete come cambierebbe la vita di tutti? In un battibaleno, già domani sarebbero scomparse le guerre, la violenza, la cattiveria, l'egoismo, il denaro, l'avidità, che da sempre ha contraddistinto questo uomo che si è dimenticato di se stesso, questo uomo che ha perso la propria divinità, che ha dimenticato la sua origine regale, la sua origine divina. Ed è per questo che si è insozzato. Questa è la caduta dell'angelo, è la caduta dell'uomo che ha dimenticato chi è, ha dimenticato da dove viene e ha dimenticato anche i propri scopi, il perché si trova su questa terra. In questo ha fallito questa umanità, ma siamo ancora in tempo per recuperare, siamo ancora in tempo per aprire gli occhi, se non tutti, almeno una parte dell'umanità, ed è qui che sta la sua stessa salvezza, nel comprendere, nel prendere coscienza di chi veramente è, di chi siamo, da dove veniamo. Prendere coscienza che non siamo soli, non lo siamo mai stati, che siamo già liberi, che già possiamo tutto, che già possediamo grandi poteri dentro di noi. Bisogna risvegliarli, bisogna ricordarsene, bisogna riappropriarsi della nostra vera natura. E qui sta la nostra vera salvezza, perché una volta che noi apprendiamo queste cose, le facciamo nostre, ne diventiamo coscienti,
più nulla ci potrà colpire, più niente, e avremo un modo diverso di reagire, e quindi potremo anche facilmente rimuovere quella sofferenza inutile che tante volte viene a oscurare i nostri giorni e la nostra vita. La depressione nasce da lì, dal fatto di aver perso questo filo, questo link, questa connessione con la nostra divinità. Dobbiamo recuperarla, dobbiamo riappropriarcene, dobbiamo ridere perché i nostri cari sono qui vicini a noi per ricordarci questo, per mostrarci la realtà di tutto questo, per convincerci e per farci comprendere che la disperazione non deve mai, mai far parte dei pensieri di un figlio di Dio, anzi di una scintilla di Dio. E sono qui questi nostri fratelli, questi nostri cari con il loro cuore. Ma quante volte hanno citato questo cuore? Quanto è importante per il mondo spirituale il cuore, molto più della mente. Loro non dicono siamo lì con i nostri pensieri, con la nostra mente. Loro ci dicono sempre siamo lì col nostro cuore, perché è lì che risiede la verità. Quell'istinto che ci guida sempre verso le cose giuste, quella verità che grida, è lì chiusa, Dio l'ha messa nel cuore, non nella mente. La mente si può perdere, la mente è manovrabile, è manipolabile, il cuore no. Ecco perché quello è il posto più sicuro dove porre la verità su noi stessi. E quindi ci parlano sempre di questo cuore, il loro cuore è qui con noi per educare anche il nostro ad essere, diciamo, sulla stessa frequenza, sulla stessa connessione, e a mettersi in collegamento con loro, perché così possiamo scaricarci tutti i loro dati, tutta la loro bellezza, tutta la loro meraviglia. Ascoltate. Lì poi la dirai cuor lì. E mi dicono di dire che il loro cuore è qui con noi, come vi ho appena spiegato, e vi ho spiegato anche il perché questo cuore sia così fondamentale, così importante, ricorre spessissimo in questi messaggi metafonici. E questo cambiamento che noi tutti stiamo aspettando, un cambiamento in meglio ovviamente, avverrà. Da lassù ce lo confermano questi fratelli, e adesso nel messaggio che vi faccio ascoltare lo ascolterete anche voi. Avverrà, e avverrà anche col patrocinio di questa mamma, che è, diciamo, l'essenza femminile di Dio che ci aiuta e ci sostiene, che è in cielo e qui nei nostri cieli, non in un cielo, diciamo, lontano, indefinito, ma è qui nel nostro cielo. Ascoltate. Li avverrà, verissimo, mamma in cielo. Li avverrà, verissimo, mamma in cielo. Meraviglioso, meraviglioso questo messaggio, cari amici. Avverrà, ed è verissimo, ce lo dicono con questo superlativo assoluto, è verissimo. C'è la mamma in cielo. Avverrà tutto, avverrà veramente questo cambio di passo, questo cambio frequenziale, questo passaggio, questo salto, chiamatelo come volete. Ma sarà un cambiamento totale che sta nascendo già nei nostri cuori, no? Sta nascendo già nelle nostre coscienze. Aspetta solo di essere riflesso nella nostra realtà, in quella che ci circonda. Ed è verissimo. E questo messaggio viene a dircelo con questa meraviglia, citando questa mamma che altro non è, noi la chiamiamo Madonna, Mamma Celeste, ma è lo spirito femminile, è il Dio, è la parte femminile di Dio, quella che la Chiesa ha sempre negato, no? Perché Dio è un uomo, è un maschio con la barba, è un vecchio così, no? Quante assurdità, quante favolette per bambini vi hanno raccontato. Sarebbe il momento di buttare a mare tutto questo e di cominciare a concepire Dio come tutto ciò che è, tutto ciò che esiste. Tutto quello che ci circonda, che ci avvolge, maschio, femmina, freddo, caldo, alto, basso, tutto quello che si trova nella dualità e nella unicità, quello è Dio. Quindi questa mamma che è in cielo è quella emanazione femminile, calda, affettuosa, che si fa vicina a tutti noi, che è in cielo e guarda e sovrintende.
Io mi riferisco a quella vera, non a quella che va in giro portando notizie di morte, di catastrofi e di disgrazie imminenti. Vi ho già invitato tante volte a lasciar perdere questi profeti di sventura, perché se voi credete a quello che vi dicono, voi la create quella realtà, perché noi siamo creatori. Ve l'ho detto tante volte, vi prego, abbandonateli al loro destino, alle loro elucubrazioni mentali. Sono persone che sono anche malate, purtroppo, sono masochiste, sono depresse, vedono tutto nero e la stessa cosa la vogliono trasmettere a voi. Allontanateli, allontanateli, perché sono infettivi, sapete? E lo dico con affetto, mi perdonino queste persone, non voglio condannarle, ma trasmettono proprio il loro modo di vedere agli altri. Alle persone che non hanno strumenti per difendersi da queste cose, le ammazzano, proprio queste persone le distruggono. Quindi teneteli lontani, per favore. I nostri fratelli vi stanno dicendo da sempre che la fine non sarà quella che vi prospettano queste madonne pellegrine che già da 40 anni vi dicono di fare scorte, di mettere le candele, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, cominciate a utilizzare quella voce nel vostro cuore e quando sentite che qualcosa non vi suona, buttate via. Voglio solo ricordarvi che molti di loro avevano predetto per il 24 di settembre scorso un uragano tremendo sull'Italia che avrebbe distrutto ogni cosa. Lo avete visto? Allora vedete, tanti di loro sono falsi profeti. Tanti di loro avevano previsto la terza guerra mondiale che sarebbe stata iniziata da Trump. Ve l'ho detto tante volte, l'avete vista? Allora, quando un profeta vi dice delle balle vuol dire che non è un profeta, lo dovete buttare via. Non vi dice la realtà, non vi dice la verità e non ve la dirà mai. Perché tante delle cose che vi racconta nascono dalla sua mente contorta, tribolata, dal suo ego, dal suo intimo. Voi non sapete cos'è capace di fare la mente umana. La mente umana è capace di tante cose. Quindi state molto, molto, molto accorti. E ascoltate ancora e ancora e ancora quanto ci vengono a consolare, quanto ci vengono a dire di avere fiducia, di avere una visione positiva e abbandonare tutti sti profeti di sventura, ste cassandre che non hanno senso, non hanno motivo di esistere in questo momento. Ascoltate anche quest'altro meraviglioso messaggio in cui questa voce femminile ci dice così. Già così fiducia vi metto lì giù. Con questi messaggi ci ispirano e ci mettono dentro questa consapevolezza, questa fede che tutto andrà come vuole Dio, che è qualcosa che va sempre verso il lato positivo, verso il bello, verso l'armonia, verso la meraviglia che sarà questo mondo. E noi stiamo collaborando a costruirlo, questo dobbiamo tenerlo sempre in mente. Noi siamo parte attiva in questo processo di costruzione di questo nuovo mondo. Lo dobbiamo fare cercando di cambiare il nostro modo di pensare, soprattutto di parlare e poi di agire, perché così creiamo la realtà attraverso queste tre azioni, queste tre capacità che abbiamo, quella di pensare, di parlare e di agire. E quindi così loro, con questi loro messaggi, portano la fiducia in modo che tutti noi possiamo creare meraviglie, possiamo creare consapevolmente bellezza, pace e armonia. Quando Gesù dice nel Vangelo «Voi siete il sale della terra», e questa cosa l'ho già spiegata in altri video, quel sale ovviamente ci dà l'indicazione di qualcosa che porti sapore, che aggiunga quel qualcosa in più a quello che già esiste intorno a noi, quel lievito, no, che dobbiamo essere per questa nuova società, questo nuovo mondo. E questo sale, questo quid, questo qualcosa in più si trova anche in questi messaggi. E quindi adesso nel prossimo messaggio sentiremo parlare di sale. Ascoltate. Tengo sale già fa giù. Tengo sale già fa giù.
questa voce ci dice: io ho il sale, no? Sale che mettono in questi messaggi, ce l'hanno tutti loro ovviamente, e questo sale, ed è questa la parte bella di questo messaggio, già sta facendo, già sta agendo, già sta lavorando nel cuore di tanti di voi che ascoltate questi messaggi, che li seguite, che li fate vostri, che soprattutto li diffondete. Io ho tanta gioia quando vedo che condividete i miei video, e credo che questa gioia non la provi solo io, ma la provino anche loro lassù, perché è questo quello che vogliono. Io non ho una rete televisiva, io non ho un media mainstream attraverso il quale posso condividere queste meraviglie, per cui ovviamente faccio quello che posso col mio piccolo canale, che fa le visualizzazioni che fa, che non sono tante per un fenomeno come questo. Ecco perché io mi appello sempre a voi affinché possiate condividere questi messaggi, farli conoscere a chi ha bisogno, mettere un like, perché così il video viene presentato anche a nuovi ascoltatori da YouTube, e anche se volete iscrivervi al canale se non lo avete fatto, perché così lo facciamo crescere questo canale, lo facciamo andare avanti. Io ho messo anche gli abbonamenti, guardate, tengo a dire, non cambia nulla, i contenuti sono sempre fruibili da tutti gratuitamente, non c'è nulla di diverso, è solo nella vostra bontà se volete appoggiare il canale, perché io ho delle persone dietro di me che mi aiutano da sempre a fare le grafiche, a trovarmi, diciamo, argomenti per i video nuovi che non siano quelli di metafonia, chiaramente. E quindi, così, per riconoscere a questa troupe, a questo gruppo di persone che mi stanno un po' dietro, un piccolo aiuto, così, un piccolo dono. Se volete, chiaramente questo sta sempre alla vostra bontà e alla vostra decisione, nulla vi viene chiesto, nulla è obbligatorio, i video sono qui per tutti e i messaggi saranno sempre gratuiti e fruibili da tutti, ci mancherebbe altro, insomma. È solo così, un piccolo gesto di riconoscenza verso chi da anni lavora silenziosamente dietro le quinte per aiutarmi a mandare avanti il canale. Ma torniamo ai nostri messaggi. Quello che vi faccio ascoltare adesso ci fa presente che noi siamo in un momento storico in cui stiamo per cominciare un altro viaggio. Un viaggio che ci porterà ad una meta ben precisa, che è quella appunto di questo mondo nuovo di cui tanto tutti parlano e che tutti stiamo aspettando anche. Intanto ascoltate il messaggio. Ora si parte. Cominci, viaggio, senta. Si parte per dove, cari amici, no? Si parte per questo nuovo mondo, si parte per questa nuova fase della storia dell'umanità, questa nuova avventura, tra virgolette. È un nuovo mondo, è un nuovo modo di concepire la realtà, la società, le cose che cambieranno e che stiamo vedendo crollare già intorno a noi. E quindi l'annuncio è questo, l'annuncio che ci viene fatto da questo messaggio, quello che siamo all'inizio di un nuovo viaggio e quindi ci prepariamo. Quando uno inizia un viaggio, prende delle cose, porta con sé il necessario, le cose per affrontare questo nuovo viaggio. Ovviamente qui sto parlando in maniera simbolica. Cosa dobbiamo portare con noi in questo nuovo viaggio? Dobbiamo portare la consapevolezza che questi messaggi ci hanno portato. Una nuova coscienza, un nuovo modo di intendere la vita, di intendere le cose e il nostro rapporto con il mondo spirituale da cui proveniamo e verso il quale siamo diretti. E il sipario su questo mondo, su questo tipo di società, non sul mondo, no? Nel senso che sarà la fine del mondo, ma sarà la fine di questo mondo, no? Il mondo materialista, il mondo basato sul denaro, sul sistema dei quattro poteri più uno, che, di cui vi ho sempre parlato, no? E quindi questo mondo adesso sta per finire. E in questo messaggio che adesso vi faccio ascoltare, questo ci viene detto molto chiaramente, perché ci dice che quando arriverà il re, quando ci sarà, diciamo, la presenza viva, vera, fisica del re su questa terra, questa società, questo mondo chiude, si chiude lo spettacolo, ne inizia un altro,
mondo che troveremo alla fine di questo viaggio che secondo me abbiamo già intrapreso. Ascoltate. Ciodi, chiudi lì quando vi è re. Quando vi è il re, quando il re sarà su questa terra, vogliono che io vi dica che quindi questo mondo, questo tipo di società finirà, verrà chiusa, calerà il sipario finalmente. E già sento le domande, ma quando avverrà, quando sarà tutto questo? Eccovi la risposta che vi portano i nostri fratelli. Sii paziente, potere agire c'ha re. Dobbiamo essere pazienti, perché comunque il re ha il potere di agire e sta agendo. E quindi non come noi vorremmo, no? Il colpo di spugna subitaneo e quindi domattina trovarci il mondo nuovo. No, non così. Tutto va secondo i piani di questo potere superiore che Dio ha, che Dio si è tenuto giustamente per sé. E quindi dobbiamo essere pazienti, seguire il corso, goderci il viaggio prima di arrivare alla meta, perché anche il viaggio è importante, no? Perché durante questo viaggio verso il mondo nuovo probabilmente impareremo nuove cose, diventeremo più sapienti, più saggi, più pazienti e anche migliori, e la nostra anima ne beneficerà. Detto questo, carissimi amici, grazie sempre per l'ascolto, grazie per tutto, grazie per la vostra vicinanza, il vostro affetto, l'apprezzamento soprattutto, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti voi. Started to fall, and where were you? How could I know you were falling? Grabbing the wind, cutting my skin.